Bentornati a questo nuovo episodio, la terza puntata di Reporter Nuovo Ghost Hollywood, la rubrica dedicata agli Oscar e al cinema che non vi lascerà almeno fino al 24 febbraio, dove ci sono io, Alfredo Toriello, insieme al mio amico Fabrizio Grasso. E quindi passiamo subito con la prima categoria, miglior attore non protagonista. E siccome Fabrizio è risultato essere un valido avversario all'interno dei sondaggi Facebook e Twitter che abbiamo lanciato, a questo punto parlo prima io, dicendo che secondo me uno dei probabili vincitori di questo Oscar, se non il più accreditato, è Mahershala Ali in Green Book e la sua interpretazione di Doc Shirley. Perché? Perché è stata un'interpretazione difficile da preparare, in quanto non c'era nessun tipo di schedario, nessun tipo di archivio che potesse aiutarlo a prepararsi bene per questo ruolo. E dunque, tanto di cappello a Mahershala Ali. Però a questo punto devo purtroppo passare la parola a Fabrizio. E quindi, chi è secondo te che non vince? Secondo me non vince Adam Driver di Black Klansman. Nel film di Spike Lee non è ai livelli sicuramente di questo di Mahershala Ali o degli altri candidati. Una cosa posso dire, secondo me però ha riscattato la sua interpretazione no. in Star Wars. No, non lo perdonerò mai, né lui né la Disney, però non voglio porre questa polemica, basta, e voglio soltanto aggiungere dicendo che potrebbe esserci però una sorpresa, ovvero Sam Rockwell, signori. Sam Rockwell che in Vice interpreta George Bush, un George Bush fenomenale, che può comunque farlo entrare all'interno di un record particolare che detengono altri quattro attori, ovvero di poter vincere una statuetta in due anni consecutivi. Quindi entrerebbe insieme in questo record insieme a Spencer Tracy, a Louise Reiner, che è stata la prima donna negli anni 30 a raggiungere questo record, poi seguita da Katharine Hepburn e anche il mitico Tom Hanks. Anni 90, 1994 con Philadelphia, 1995 con Forrest Gump. Quindi Sam, corri Sam, l'Oscar può arrivare. Fabrizio ha parlato della possibile sconfitta di Adam Driver. Io parlo di quella che secondo me è la più probabile sconfitta, quella di Marina di Tavira in Roma, che non ha fatto un'interpretazione così grande, brava per l'amor di Dio, però non credo che abbia qualcosa in più rispetto a tante altre che sono state inserite all'interno di questo elenco. Vi sembrerà strano perché sono proprio io a parlare di due attrici candidate in La Favorita. Sì, perché le più papabili a poter vincere la statuetta sono sicuramente Emma Stone e Rachel Weisz. Secondo me, e forse anche secondo te, meglio Rachel Weisz di Emma Rachel Weisz, molto credibile, molto forte. Una cosa, una piccola chicca, è quella che riguarda Emma Stone, perché nella recente intervista da Jimmy Fallon ha dichiarato perché si chiama Emma. Perché dovete sapere che lei all'anagrafe ha il nome come Emily, però da bambina era una grandissima fan delle Spice Girls, soprattutto di Baby Spice, il cui vero nome è Emma Bunton, e dalla sua insegnante della seconda, mentre faceva la seconda elementare, disse: maestra, da oggi in poi chiamami Emma. Comunque, grazie per aver commentato, aver partecipato ai nostri sondaggi. Ho notato che c'è stato un grande accanimento nei miei confronti per aver detto che La Favorita è un bel film. De gustibus, non disputandum est, come direbbero i latini. O meglio, se non vi piace, non vi piace. Può piacere a me. E quindi io continuo sulla mia linea e dico che per la miglior sceneggiatura originale può vincere La Favorita, con i suoi discorsi molto forti, molto ben strutturati. Almeno su questo devi essere d'accordo con me. Più o meno, diciamo che preferirei buttarmi dalla finestra qui alle nostre spalle. Ovviamente no. No, secondo me la sceneggiatura originale no, non vedo La Favorita come la più papabile vincitrice, secondo me può essere Green Book. Green Book, che è stato scritto d'altronde dal figlio del personaggio interpretato da Viggo Mortensen, il celebre Tony Lip, Nick Vallelonga, che durante le riprese ha detto di essere rimasto fortemente colpito dall'interpretazione di Linda Cardellini, origini italiane, quindi dobbiamo esserne orgogliosi, che un po' di Made in Italy in queste nomination, un po' di sano patriottismo italiano. E dicevo, Nick Vallelonga, d'altronde protagonista anche italo-americano, ha detto che Linda Cardellini gli ricordava perfettamente sua madre e ha pianto diverse volte durante le riprese. E quindi, dato che io oggi sono in vena particolarmente polemica, i fratelli Coen, come si sa, sono sempre una grande garanzia sui loro film, su quello che riescono a portare. Stavolta forse no. La ballata di Buster Scruggs non è così forte come tanti altri film che hanno portato, e la nomination per miglior sceneggiatura non originale stona un pochino, forse sì. Perché se ci sono in questa specie di raccolta libro, se ci sono delle storie che sono emozionanti, forte,
magnetiche quasi, ce ne sono alcune che veramente sembra che il tempo non passi mai, come per esempio la storia dove c'è il protagonista un grande attore, Liam Neeson, ma veramente il tempo mi sembrava che non passasse mai. Preparando un po' questa puntata ci siamo scontrati un po' su diversi punti, come avete visto, e in più Fabrizio mi ha fatto notare anche una cosa per quanto riguarda Star is Born e vuole girare a tutti quanti voi che ci ascoltate, che ci seguite, una domanda su quale dovrete rispondere all'interno dei nostri social. Esattamente, perché dovete sapere, A Star is Born, film con protagonisti Bradley Cooper e Lady Gaga, con regia dello stesso Bradley Cooper, all'inizio era un progetto completamente diverso. Nel 2011, quando fu annunciato, il regista doveva essere niente meno che Clint Eastwood, quindi uno non da poco. E voleva, un pezzo da 90. E voleva come protagonista, attrice protagonista, un altro pezzo da 90, nella musica pop, che è Beyoncé. Quindi il posto di Lady Gaga doveva essere preso da un'altra cantante. Oltretutto, non doveva essere Bradley Cooper l'attore protagonista, ma niente meno che Tom Cruise, che poi ha rifiutato la parte per altri impegni. Quindi la domanda che vi pongo è: se la regia fosse stata di Clint Eastwood e avessimo avuto come protagonisti Tom Cruise e Beyoncé, sarebbe uscito un film migliore o peggiore? Con questa domanda noi chiudiamo questo terzo episodio di Reporter Nuovo Goes to Hollywood. Ovviamente vi invitiamo a seguire, commentarci sempre all'interno comunque dei nostri social con i personali hashtag della nostra rubrica e dei due team, Team Alf e Team Fabri. Ovviamente a noi non resta che augurarvi buona visione al cinema e appuntamento al prossimo episodio di Reporter Nuovo Goes to Hollywood.